Pomeriggio da incubo per il Ravenna e gli uomini di Dossena sono risultati lenti, prevedibili, impacciati in alcune situazioni da gioco, permettendo all'ottimo Mezzolari di disputare una partita perfetta o quasi, giocata a ritmi alti, mostrando un calcio piacevole con gli uomini di Nesi usciti tra gli applausi del pubblico locale. La gara si sblocca già al primo, su questo traversone proveniente dalla sinistra arriva il piattone di Rossi a piazzare il pallone laddove Botti non può far nulla. 1-0 Mezzolari, gioia incontenibile per il numero 10 di casa. Il Ravenna raddrizza la gara da subito dal corner proveniente dalla sinistra e rompe in area di rigore di testa Guidone anticipando il proprio marcatore, pallone nell'angolo alla sinistra di Malagoli. 1-1 ristabilita la parità in campo, proteste locali quando Cortesi lanciato a rete viene stoppato così da Polvani, secondo il direttore di gara trattasi di corner. Dall'angolo arriva la battuta dalla distanza Barnabà, tentativo innocuo da parte del numero 2. Il Ravenna è prevedibile, Mezzolari ne approfitta recuperando la sfera, assist a cercare Cortesi, pallone scodellato al centro dove Polvani sporca il cross per la battuta finale di Landi che si perde dalla parte opposta. Qui torniamo a quanto detto in apertura di cronaca, Antonini si lascia ingenuamente soffiare il pallone per la battuta finale di Rosselli che si perde alta. Nella ripresa Mezzolari arriva al raddoppio da cross proveniente dalla destra, Trigiani non perdona, pallone nel set alla destra di Botti, nuovo vantaggio per gli uomini di casa. Il Ravenna risponde dal corner, la respinta di pugno di Malagoli permette al pallone di alzarsi al campanile, a svettare più in alto di tutti Polvani che trova all'estremo di casa costretto alla deviazione in corner. In mezzo all'ala si presenta nuovamente dalle parti di Botti ma il tiro di Cortesi si perde al lato, mentre la discesa di Barnabà è efficace per produrre l'ennesima occasione da rete ma Bernardi trova all'esterno della rete. È la volta di Baietti, dalla parte opposta scende sulla fascia, entra in area e serve a Bernardi più comodo degli assist che il numero 18 decide di spedire in bocca a Botti. Questa volta a farsi largo in area del Ravenna è Bovo, il cui tiro viene bloccato da Botti. Ravenna che rimane in partita e va vicinissimo al pari con questa conclusione del neo entrato Saporetti che si stampa sulla traversa. Minuti concitanti, Ambrosini viene atterrato al limite dell'area di rigore, del calcio piazzato se ne incarica lo stesso ex Rimini, pallone fuori misura. Dall'altra parte Bernardi scende sulla sinistra, fronteggiato, vince un contrasto, si rialza, serve il pallone a Bovo che non inquadra lo specchio. Rinvio corto della difesa del Ravenna sui piedi di Rossi che calcia centralmente. Il Ravenna tenta il tutto per tutto, il colpo di testa di Saporetti viene stoppato da Dall'Osso. Nel finale in mezzo all'ala trova i Tris, Botti alla disperata, rimasto ultimo uomo tenta il rinvio colpendo in pieno Bernardi che è lesto ad agganciare la sfera, a tenerla in campo e a bucare per la terza volta la porta ospite, legittimando un successo meritato in una partita bella, avvincente e ricca di emozioni.